Eccolo Thomas, grazie di essere qui con noi nella nostra Z di Generazione Z. Allora, loro mi hanno chiesto di invitarti e poi anche sui nostri canali social. Grazie. Thomas, tu sei tra l'altro un enfant prodige, no? Lo dico un po' alla francese, insomma un ragazzo prodigio. Hai cominciato piccolino, avevi 13 anni, hai fatto una serie di cose, io canto, l'ho anticipato anche prima, e poi sei arrivato a Sanremo. Senti, quel momento a Sanremo in cui sei stato eliminato a favore di Leo Gassman, te lo ricordi? Che cosa hai provato? Sì, assolutamente. Ma Sanremo è stata una grande esperienza, indubbiamente, anche perché sin da quando ero piccolino e da quando ho iniziato a perseguire, no, questo sogno di lavorare nell'ambiente musicale, Sanremo è sempre stato una mira e lo è tuttora comunque. Arrivare in finale contro il vincitore, quindi Leo Gassman, che è un ragazzo, un amico che personalmente, che stimo e ammiro, sì, sia a livello artistico che ovviamente umano, è stato bello condividere con lui. Hai visto sempre il bicchiere mezzo pieno, e questa è la tua cifra, il tuo ottimismo. No, la cosa incredibile è che lo vedete così, no? Io leggo il suo curriculum e vedo che ha fatto praticamente di tutto, poi vado a vedere la carta d'identità, dico ma davvero ha 20 anni questo ragazzo? Quindi tu senti di avere vissuto tanto, ma hai perso qualcosa in tutta questa carriera, successo, popolarità, non so, gli amici, sai, quando uno da piccolo, come dire, va tanto in alto, no? E ovviamente assecondando una propria passione, però non può più frequentare la scuola, i propri coetanei. È successo anche a te o no? Tu sei riuscito a tenere tutti insieme? È una disciplina in un certo senso, quella di fare il performer e il cantante, e sin da piccolo, grazie anche al supporto dei miei genitori e della mia famiglia, sono sempre riuscito a capire il valore di certi sacrifici, no? Quindi i sacrifici ci sono stati. Quindi ovviamente ci sono i sacrifici, sono come in ogni percorso. Qualcosa hai perso, in qualsiasi percorso ambizioso. Indubbiamente, però ho ricevuto tanto. Tanto e soprattutto quello che volevo io, quindi quello che mi rende felice. Ho i miei amici, ho delle persone che fanno vogliono parte tanto della, bene. Della mia poi vita hai tanti, che tanti, 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 tanti fans, io lo dico un po' all'antica, fans, no? Ecco, follower, eccetera. Senti, c'è una ragazza splendida che si chiama Sara Zeno, fa la modella a 18 anni, molto, molto bella, e ha una domanda per te, prego. Ciao, sono Sara Zeno e sono una tua fan. Ho visto che hai fatto molte cose, come Sanremo, amici. Qual è stata la tua soddisfazioni e la tua delusione in questi anni, in bella tutto domanda. Questo percorso? Brava Sara, prego. Bellissima domanda. In realtà è un percorso che è un po' come le montagne russe, no? È la metafora, diciamo, più utilizzata, no? Per descrivere questo tipo di... descrive un po' le dinamiche della vita, in realtà di ogni percorso che ogni persona intraprende. Anche nel fare il cantante, appunto, ci sono delle grandi vittorie e anche delle delusioni. Ce ne sono state diverse, ma bene o male ho sempre cercato di mirare una coerenza personale nel sì, mio modo vedi, di Sara, la lui musica, è molto diciamo. Ottimista, questo è molto bello, un bel messaggio che dà a tutti voi. Leonardo Enrico. Una mia curiosità da parte di un tuo fan, quale sono io? Perché piaci tanto ai ragazzi, secondo te? Io ho la mia opinione, ma secondo te? Bella questa. Bella Bravo domanda, Leonardo. Non lo so, in realtà non saprei dare una risposta. È stato lui il comitato promotore per il tuo invito. Lui è stato tra i primi e con lui c'era un sacco di firme. Grazie quindi, di cuore, sai, davvero. Assolutamente grazie sì. Grazie davvero. Te lo meriti. Io faccio il meglio che posso, nel senso che faccio la mia musica, la faccio al meglio, mi diverto. Penso sia quella la chiave che diventa un po' il collante, no? Con il pubblico, un pubblico giovane. Peraltro io vado a ripescare molto, ne parlavamo prima, dagli anni 80. Avete sentito? Ne 80, vero? Ne 80, è una no? citazione bella. E lì si allora, rifà appunto al mondo di Prince, di Michael Jackson, di tutte quelle grandi icone. Tu sei un fan di Michael Jackson. Beh sì. Si vede anche. Allora andiamo a sentire, grazie tra l'altro di aver fatto questo regalo alla nostra generazione Z, perché è un'anteprima mondiale, e annunciala tu. Ebbene sì, oggi vi vorrei far ascoltare il mio nuovo singolo che uscirà questo venerdì e si intitola Morro. Ed è tra l'altro bellissimo, ora lo scoprirete. L'album invece, aggiungo io, uscirà nel 2023. Oh Thomas. Yes! Scendi quelle scale che se no mi sale, che se no mi assale la fame e poi mi sale l'animale. Troppo caldo, resto calmo, poi mi spoglio, non mi sbaglio quando voglio. Toccarti per ore, per ore, per ore. Andiamo a fuoco che lì sotto sembra l'equatore. Scoppia la guerra quando fai l'amore, che sulle dita mi resta l'odore. E se giochi gioco anch'io fino alla fine, come Tokyo io fatti per le rapine. Sono tipo da buca, bocca tipo morro, e non hai voglia di uscire, ma di andare giù, andiamo giù. E la lingua gira in loop, e la lingua gira in loop.
Vuoi che andiamo giù, per la lingua gira il loop, per la lingua gira il loop, per la lingua gira il loop. Non ne vuoi riuscire, ma andiamo giù, può andare giù. La lingua gira il loop, per la lingua gira il loop. Vuoi che andiamo giù, per la lingua gira il loop, per la lingua gira il loop, per la lingua gira il loop. Non ne vuoi riuscire, ma andiamo giù, può andare giù. Bravissimo Thomas, allora al volo prima di salutarci, una manciata di secondi, Jacqueline Zanetti. Intanto bellissima canzone, anche con Marilyn Monroe che appariva. Volevo chiederti com'è cambiata la tua vita? Radicalmente, peraltro quando ho partecipato diciamo al talent che mi ha lanciato un po' nel mondo discografico, avevo solo 16 anni, dunque la mia vita certo. È stata stravolta, no? Sono passato da cantare nella mia cameretta a cantare. È cambiata, piccoli... però sei sempre un ragazzo radioso, eh? È sempre felice questo. Assolutamente. La parola chiave bisogna, assolutamente. Ottimismo. Bisogna crederci, bisogna fare sacrifici. Però, guarda, però lui c'ha la sua famiglia accanto, i suoi nuclei solidi e quindi... Sì. Tiene insieme la storia, la memoria e anche il futuro. Bravo Thomas, grazie di essere con noi.